Brozovic di prima per Keita, è un po' stretto Callejon, la palla per Keita che può andare all'uno contro uno. 91esimo, Keita raddoppiato, va al cross con l'esterno, deviato, velo, c'è la palla che passa, Lautaro Martinez! Il Toro Martinez al 91esimo mette la palla in porta, porta avanti l'Inter nel recupero, dopo il velo, fa 1-0 Lautaro, è il gol più pesante della sua avventura nell'azzurra, è un gol che vale 3 punti e manda l'Inter a meno 5 dal Napoli. Aspettava questo momento, aspettava di decidere, di lasciare il marchio, il segno, nel momento, sopra il minuto, come direbbero dalle sue parti, in Argentina, si fa trovare pronto, la girata è quella giusta, quella che non ha avuto di testa, con l'occasione col PSV, dove alla fine l'ha segnata adesso, in questa partita fondamentale, con l'area di rigore riempita dagli attaccanti dell'Inter, la giocata di Keita che punta l'avversario, mette questa palla, c'è un rimpallo, ma il Toro si fa trovare pronto ed è media vuelta di Mancino, spiazza Meret. Sare punta l'avversario, si fa raddoppiare, arriva il cross, no, via, via, Lautaro, 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 Martinez, Lautaro Martinez, Lautaro Martinez, 1-0 per noi, Lautaro Martinez. Keita, il cross dentro, il tiro a rete, del vantaggio l'Inter al 92esimo. Questo è il calcio, è incredibile il calcio, è così, alla fine la vince l'Inter la partita. Al 91esimo segna Lautaro Martinez, dopo che il Napoli aveva sfiorato il gol del vantaggio, salvataggio sulla linea di Asamoah, e gol della vittoria di Lautaro Martinez, anche se non è finita, ma è praticamente quasi finita. Goloso per la sua velocità, ecco il cross, una deviazione, attenzione, il tiro e il gol! Politano, anzi no, Martino! Martin Lautaro, Martin Lautaro al 90esimo, al 91esimo. Era stregato. Segna. L'abbiamo affrontata in un modo che ce la siamo chiamata male, abbiamo fatto un po' di errori, un po' di sfortuna alla fine, l'espulsione di Koulibaly, potevamo vincerla, l'abbiamo persa.